benvenuti al Fantacomics, raga, bella a tutti ragazzi, sciacari, benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, mi vedete qua in mezzo ai cosplayer, perché? Perché ragazzi oggi è il 23 e c'è la gara cosplay, siamo qui al Fantacomics a Roma Est, dove ci saranno, dietro di me ci sono un sacco di cosplayer, dove ora andrò a fargli qualche domanda un po' particolare, un po' strana, mo vediamo quello che mi passa a sta capa matta, e poi ci sarà anche la gara che andiamo a fare qualche intervista agli altri cosplayer qua, che ce ne stanno un botto, devo dire, ce ne stanno parecchi, ovviamente dopo che come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre, dai, che mo vado a intervistare i primi cosplayer. Ragazzi, iniziamo subito con la sposa, lei e la sua, oggi si sposa, una buona occasione per sposarsi. Come ti chiami? Mi chiamo Giselle. Che personaggio è il tuo? Allora, mi chiamo Becca Medettere, il personaggio è Giselle. Il personaggio è Giselle. Esattamente. Di che cos'è? Che io sono ignorante. Nessun problema, è di un film Disney chiamato Come d'Incanto. Come d'Incanto. Esattamente. Questo nome non mi è nuovo. Perché hai scelto sto personaggio? Perché è l'apoteosi delle principesse, come un concentrato, davvero. Grande. Senti, il tuo personaggio, sì, se avrebbe, che ne so, TikTok o Instagram, sì, cosa pubblicherebbe secondo te? Secondo me, immergiti nel tuo personaggio, che fai? Allora, sono convinta che andrebbe in giro a fare video di ratti a New York. Di ratti? Sì. Mi piacciono i ratti, ragazzi. Sì, sono così carini, dai. Carini, che cucciolotti. E invece, ragazzi, mo, se fate gli stronzi, già so dove mettervi, vi metto nella bara. Questa è la bara di Gold Louis Dickinson. Che cosa? Gold Louis Dickinson. Allora, io sono ignorante, ragazzi. Sono ignorante, lo sapete, sono ignorantone. Spiegami il tuo personaggio. È un personaggio di un gioco picchiaduro chiamato Guilty Gear Strive. Ok, tu picchi? Picchio con la bara. Ah, tu picchi con la bara. Picchio con la bara a catena. Ragazzi, questa mi è nuova. Perché hai scelto questo personaggio? Perché è il personaggio che gioco principalmente nel gioco e lo adoro. E lo adoro. Quante volte hai vinto? Beh, tante. Ho comunque 300 ore di gioco, quasi solo con lui. 300 quindi... ore di gioco, manco fosse il lavoro. Senti, se il tuo personaggio avrebbe Instagram o TikTok, più o meno, cosa pubblicherebbe? Immergiti nel tuo personaggio, cosa pubblichi? Probabilmente video in cui parla della Costituzione americana, delle leggi americane, perché è proprio l'americano medio, l'americano. Next president Gold Lewis, votate. E invece, ragazzi, se voi conoscete Super Mario, Luigi e Peach, siete ignorantoni, perché non conoscete anche lei. Tu come ti chiami? Rosalina, il tuo personaggio si chiama? Io mi chiamo Federica. E il tuo personaggio si chiama? Rosalina. Ma mi sta più a per culo? No, è vero. Rosalina. Sono ignorantone. Perché hai scelto sto personaggio? Allora, in realtà perché mi è sempre piaciuto molto più di Peach e quindi ho scelto di fare questo qui. Non è molto mainstream, diciamo. Non è che l'ho vista parecchie volte, te posso dire. È anche per questo che preferisco lei. Meglio. Ragazzi, voi chi preferite? Peach o Rosalina? Rosalina. Come te pare, insomma, scrivetelo nei commenti. Ma se il tuo personaggio avrebbe Instagram o TikTok, cosa scriverebbe, cosa pubblicherebbe? Mommy delle stelle, fotina delle stelle, delle galassie. Galassie, stelle, un'astronoma, non capisco la stella. Bella la stella, sì. Mi piace proprio. Ragazzi, siccome il cornuto nel video ci mancava, il cornuto del video, eccolo qua. Abbiamo il cornuto, le corna sono talmente grosse che non c'entrano, sì. Te l'ha fatta male. Le corna, che personaggio sei tu? Tartaglia, di Genshin Impact. Tartaglia, sì. Full Legacy. Mi sappia per culo, no, tutto vero, tutto vero. Si chiama Tartaglia. Sì, Tartaglia, giuro. Tartaglia.
Sto coso che c'è in testa, perché che fa il tuo personaggio? Spiegami un po'. Esce la luce, estetica. È un personaggio isterico, è un personaggio estetica. Senti, se il tuo personaggio avrebbe Instagram o TikTok, cosa pubblicherebbe su quei social? Oddio. In medesima di nel tuo personaggio, cosa pubblichi su Instagram? Non so se conosci il gioco. Di tutto, di quello che te pare. Sono ignorante. Pubblicherebbe che ne so, adesso ammazzate nuovi villette, ecco. Oh, vabbè. bello, pure lo spadone, l'hai fatto tu, è del cinese. No, l'ho fatto io, l'ho fatto io. Ci vanno 20 minuti solo per inquadrare tutto spadone, raga. Oh, ma proprio a lui, pure a te, a tutte e due, sì, tutte e due, così mi gioco due interviste in uno, vai. Tu sei Ghost Rider, giusto? Lui non parla perché c'ha la bocca piena di carbone. Tu invece sei? Bruno Bucciarati, perché avete scelto questi personaggi? Che fa? E catene, lui incateni le persone e le bruci. Partecipi alla gara? Tu invece partecipi alla gara? Sì. Cosa fai? Non lo diciamo, no spoiler. Ma se il tuo personaggio, sì, fa neanche a nome suo, perché okay, lui non può parlare, se i vostri personaggi avrebbero, non lo so, Instagram o TikTok, sì, cosa pubblicherebbero? Dillo tu, il tuo personaggio cosa pubblicherebbe? Allora, il mio personaggio pubblicherebbe una serie di consigli su come non farsi male da vera mammi come Bruno. Ah, tu sei una mammi? Ti piacciono le mammi, bacchioni? Invece lui, Ghost Rider, secondo te cosa pubblicherebbe? Video in cui fa del male alle persone, con le catene, che brucia la gente, sì. Mamma mia zì. E quindi ragazzi, altri due, ne prendiamo altri due, loro, fatemi mettere al centro, raga, così, scendi, aspetta, fammela allungare, ecco, l'ho allungato, via vicina, che non te si vede, tu sei... Charlie Morningstar, tu sei invece? Lini, sempre di Azbin Hotel, pure no, tu, no? Adesso ti ho dato la ciambata con i capelli. Senti, ma se il tuo personaggio avesse Instagram o TikTok, cosa pubblicherebbe? Allora, sicuramente tutte un sacco di pubblicità sull'Azbin Hotel, perché è bellissimo, perché la gente deve essere redenta, dovete andare in paradiso. Dovete, okay, andare, quindi fate gli stronzi. No, non si fa, non si fa gli stronzi. Ah, no. Sapevo il contrario. Va bene. Tu invece il tuo personaggio cosa pubblicheresse se avesse Instagram o TikTok? Trucchi di magia. Trucchi di una maga? Questa la fa esplodere, la facciamo esplodere. Dopo, ragazzi, partecipate alla gara? Sì. Sì, cosa fai? Non lo diciamo. Tu invece partecipa alla gara? Certo, parlo. Cosa parlo fai? Non lo diciamo. Ma l'ho detto. Parli della... Shhh. Tu da qua, raga. Oh, aspetta, fammela allungare. Oh, vediamo. Ecco, allora, raga, qua stiamo con il gatto e la volpe, giusto? Tu sei la volpe. Che personaggio è tu? Che sei ignorante sono? Il Nerdinger di League of Legends. Di League of Legends. Tu invece sei? Jin di League of Legends. Tutto di League of Legends. Perché avete scelto sto personaggio, raga? Prima già vai. Era il più figo, anche tu. Vabbè, combattete uno contro l'altro, no? A volte. A volte no. Chi è più forte tra i due? Io. Dici? È uno scienziato, ragazzi. Penso io. Oh, senti, se i vostri personaggi avessero Instagram o TikTok, cosa pubblicherebbero? Ah, il tuo personaggio avrebbe Instagram. Il suo arte. Il mio arte. Che arte? Cruda. Arte cruda. Tu invece, il tuo personaggio cosa pubblicherebbe se avesse Instagram? Scienza. Cioè, tutta roba di scienza, diciamo. Divulgazione scientifica, diciamo. Partecipate alla gara? Certo. Io no. Tu no? Lui non c'ha da fare con gli esperimenti. È troppo impegnato. Tu invece partecipi alla gara? Yes. Cosa fai?
E non lo diciamo, guardate il video. Oh ragazzi, qua ho visto dei fantasmi, ho chiamato la chiappa fantasmi, perché questi fantasmi venivano dall'inferno, da Ade, e c'è sta pure Hercules, quindi abbiamo fatto proprio il tema. Senti, perché avete scelto questi personaggi? Perché ci piacciono. Perché ci piacciono. Grazie Arca. E oltre a quello, perché? Perché per me è un inventore come me, sono un inventore, quindi... Ci sta, giusto? Tu sei forte, non vedi il muscolo, fallo vedere, non vi eccitate abbastanza. Tu invece perché hai scelto? Perché adoro gli antagonisti. E perché sei un cattivo? Sono ovviamente Ade, il cattivo. Il cattivo è un cattivo. Il mio di Hercules. I vostri personaggi, se avrebbero, se avessero, se avrebbero Instagram o TikTok, cosa pubblicherebbero? I muscoli in palestra. Tu invece cosa pubblichi? Funghi, spore e muffe. Bravo, mi piace. Tu invece? La morte di Hercules. Bello, ci piace tutta questa allegria, ragazzi. Mira, voi partecipate alla gara? Sì. Partecipate alla gara, sì, voi. Sì. Tutti quanti. Cosa fate nella gara? Non lo diciamo. Guardate il prossimo video. Noi ragazzi vi salutiamo, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e guardate il prossimo video della gara. E quindi 1, 2, 3, salutiamo raga. Ciao!